Siamo con Gianna Fracassi, segretario confederale CGIL alle giornate del lavoro di Lecce. Il segretario Camusso, inaugurando le giornate, ha appunto detto che è l'occasione perché riprende un dibattito vero sui temi del lavoro e ha fatto un accenno a un tema specifico. Cioè, ormai non sentiamo più nemmeno pronunciare la parola disuguaglianza. Condivide questa lettura? Assolutamente, condivido questa lettura. E tra l'altro il senso di portare qui la nostra sfida per i diritti sta esattamente in questa dimensione. Troppo spesso si tenta di dimenticare, di mettere un po' la polvere sotto il tappeto rispetto ai problemi che ci sono. Invece, proprio per la crisi, per la situazione difficile che stiamo vivendo, sarebbe opportuno guardarli con grande freddezza e provare a risolverli. Occorre provare a pensare cosa si può fare per ridurre quel divario e quelle disuguaglianze che trova nel sud il punto più difficile, più largo del gap. Non abbiamo e non troviamo, rispetto alle cose che sono state messe in campo, conforto. I patti per il sud sono sicuramente un primo passo. Noi non vogliamo dire che provare ad accelerare la spesa dei fondi strutturali e del fondo sviluppo e coesione sia una cosa che non va bene. Noi diciamo un'altra cosa, che rispetto a quello che è stato il master plan messo in campo dal governo, perlomeno a parole, insomma, noi notiamo uno scarto. E dove sta lo scarto? Lo scarto sta nel fatto che in realtà manca una visione complessiva, un progetto che parli alla ripresa anche economica del Mezzogiorno, un intervento che possa coniugare tutela del lavoro, sviluppo, crescita, con appunto anche il sostegno a quelle che sono le infrastrutture immateriali del sud. Che valore ha l'inserimento in questa carta dei diritti, anche dei diritti per così dire digitali, diritti all'accesso al sapere, diciamo, digitale? Noi lì proviamo a fare un'operazione un po' più larga di quello anche che è contenuto nelle norme, nel nostro ordinamento. Proviamo a dire che il diritto al sapere e al sapere moderno, quindi anche la possibilità di poter interloquire con il mondo attraverso le nuove tecnologie, ma non solo questo, è un tema ed è un diritto individuale della persona. Qui non stiamo soltanto discutendo il diritto all'istruzione, qui stiamo parlando di un qualcosa che è più largo, che riguarda tutti i cittadini di qualunque età, e all'interno di questi cittadini ci stanno anche i lavoratori. La formazione continua nel nostro paese non è, come dire, un tema praticato. Proviamo quindi a mettere insieme questi temi: diritto all'istruzione, formazione continua, apprendimento permanente per tutto l'arco della vita, con all'interno di un percorso che è un percorso partecipato, sul quale chiediamo anche su questo profilo ai cittadini e alle cittadine di questo paese di sottoscrivere, di mettere una firma. Come immagina l'interlocuzione con questo governo? Diciamo, l'esempio della riforma della scuola è spiazzante in tal senso, o vede margini per una ripresa di un dialogo che sia appunto produttivo? È sicuramente positivo che si sia riaperto un tavolo di confronto su un tema molto sentito, che è quello delle pensioni. Vanno riviste le norme contenute nella legge Fornero per fare anche quella grande operazione di sviluppo anche dell'occupazione giovanile, insomma, e soprattutto fare un'operazione che garantisca i più giovani rispetto al loro diritto alla pensione. Va ripensato, a mio parere, completamente la modalità con cui si non interloquisce con le forze sociali. Le forze sociali, le forze sindacali, le rappresentanze dei lavoratori possono aiutare, soprattutto in una fase di crisi, i governi che stanno affrontando queste crisi, se sono così strutturali come quella che sta vivendo il nostro paese e vissuto l'Europa. C'è un pregiudizio un po' ideologico verso la concertazione, diciamo, di vecchio stampo da parte di questo governo? È un pregiudizio sbagliato, in primo luogo per il governo. Non è che si può andare avanti con l'uomo solo al comando che decide, fa e disfa e salta l'intermediazione. Questo modello non mi sembra sia un modello moderno e non voglio fare riferimenti. È un modello sbagliato, perché invece la società ha bisogno di partecipazione, di maggior partecipazione e di rappresentanza che possa garantire questa partecipazione. Magari confrontandosi si possono evitare, avremmo potuto evitare qualche errore, quelli incontenuti nella buona scuola, a cui adesso stanno provando con decreti d'urgenza a mettere mano. Una valutazione complessiva dopo quasi un anno da questa riforma, diciamo, c'è chi mette sul piatto della bilancia
bilancia le assunzioni e chi invece dall'altra parte mette, non so, gli spostamenti, i sacrifici di tanti professori o di tanti neoassunti, appunto. Riteniamo il fatto che si sia fatta una grande operazione di stabilizzazione una cosa importantissima. Cos'è che noi mettiamo in discussione? A parte alcune norme che fanno delle operazioni, come dire, un po' dirigiste, introducono nella scuola un modello non collegiale che non c'è mai stato. Crediamo che il processo di riforma, che Renzi non voleva chiamare riforma, ma che poi ha chiamato riforma, non abbia affrontato i nodi veri, le difficoltà vere del nostro sistema di istruzione. Colmare le disuguaglianze nell'accesso ai saperi, le cose che dicevamo all'inizio. Insomma, questo è il paese dove abbiamo livelli di dispersione scolastica altissimi, questo è il paese che si iscrive meno all'università, questo è il paese dove gli adulti non sono in grado di comprendere testi profondi. Rispetto a queste sfide noi crediamo non si sia data una risposta adeguata. Si è dipinto un quadro con una cornice che era la cornice vecchia. Qual era la cornice vecchia? Tutte le norme messe in campo dalla Gelmini durante il periodo Berlusconi. Quelle non si sono rimesse in discussione. In questo paese dobbiamo cominciare a ripensare l'obbligo di istruzione. È troppo basso, va innalzato. Quando fu introdotta la scuola media unica, quindi l'obbligo, diciamo, fino alla terza media, quell'intervento, che ovviamente aveva tutta una serie di detrattori, però ha contribuito anche allo sviluppo economico del paese, perché ha costruito una percorrenza verso i percorsi di istruzione professionale e tecnica che hanno poi garantito, come dire, la forza lavoro competente che ha sostenuto lo sviluppo industriale ed economico. Adesso ci troviamo in un'altra fase. Dobbiamo necessariamente, da questo punto di vista, fare un salto di qualità anche negli interventi che si decidono di fare. Perfetto, la ringraziamo ancora una volta. Grazie.